Amici della Baschiera dei Pellagri, buongiorno, sono Gianluca Garolini, siamo sul campo di San Martino a Rio Salso e l'indirizzo di oggi è quello di dare a tutti i nostri amici un'indicazione, una ispirazione per chi si vuole avvicinare al campo della pedana, al campo del tiro a volo. Abbiamo con noi un testimonial assolutamente eccezionale che è Davide De Carolis, che tutti conoscete. Ciao a tutti. Che si vuole avvicinare dopo le sue prestazioni incredibili al mondo del tiro a volo e quindi con lui faremo due chiacchiere proprio su questa diciamo materia che richiede una certa conoscenza, una certa preparazione per poter essere affrontata inizialmente bene fin da subito. Grazie Gianluca, è un onore essere con te qui oggi e voglio condividere con te e con i neofiti che si avvicineranno nel mondo del tiro a volo la mia esperienza e scoprire questo magnifico sport. Io credo che sia un'occasione molto bella perché tu sei sicuramente una persona particolarmente vocata a questo tipo di attività, come abbiamo potuto vedere tante volte, e quindi molto volentieri direi che possiamo dare qualche indicazione a chi ha intenzione di avvicinarsi a questo mondo della pedana, che è un mondo molto divertente, molto semplice, ma allo stesso tempo richiede anche delle cognizioni abbastanza precise. Credo che sia un'ottima idea e abbiamo veramente la persona molto più adatta di tutti per fare questa cosa. Gianluca, sono proprio curioso di scoprire il programma di oggi. Quale sarà? Ma guarda Davide, io direi che analizziamo alcuni punti che sono sicuramente molto importanti e alla base di questa attività. Alcuni punti chiave che sono indispensabili e quindi diamo a chi ci segue un'indicazione di base su quelle che sono le cose importanti da conoscere e da seguire. Allora, intanto questo è uno sport particolarmente gratificante. Abbiamo dei bersagli reattivi, quindi è uno sport che dà molta soddisfazione perché non è uno sport statico, tu spari dei bersagli che quando vengono colpiti, come tu sai perfettamente, si rompono, vanno in fumo e danno molta soddisfazione. Dà una grande emozione questo sport, quindi dà una certa carica, una certa continuità a chi si avvicina, soprattutto se fin dall'inizio ottiene un certo numero di centri. Un'evoluzione naturale di questa cosa è quello di procurarsi un'attrezzatura necessaria a questa attività. L'attrezzatura è molto semplice, di base sono il fucile e le cartucce, l'abbigliamento, qualche accessorio, le cuffie, gli occhiali, sono le cose più importanti. In un secondo tempo vedremo che cosa succede all'inizio per chi si avvicina alla pedana per poterlo fare in un modo sicuro. Quindi qualche base sul maneggio delle armi in modo sicuro, sulla sicurezza, su quello che in pedana si deve fare anche per rispettare un certo protocollo, un certo diciamo galateo che non disturbi le persone che sono in pedana con noi. È molto importante questo perché è uno sport che si fa con una grandissima concentrazione e bastano delle piccole cose per interrompere questa concentrazione. Poi vedremo un pochino anche quali sono le attività fisiche che possono dare un grande aiuto a questa attività. Tu sai meglio di me che è necessario essere preparati fisicamente per poterla affrontare in un modo sicuro e positivo questa cosa. Infine vedremo per chi va in gara, perché poi è l'evoluzione naturale di questo sport, quali siano le piccolezze che possono aiutare tanto ad affrontare una gara nel migliore dei modi. Quindi nessuna paura, una certa preparazione psicofisica, una dieta anche del giorno precedente perché ci troviamo in pedana con una certa facilità a muoverci, a ragionare, a concentrarci. E vedremo punto per punto quali sono appunto queste situazioni che possiamo indicare a chi si avvicina per la prima volta per poterle affrontare in un modo più fluido e molto più sicuro. Bene Gianluca, allora direi siamo pronti per iniziare? Sì, adesso analizziamo i punti che abbiamo appena visto, credo sia una cosa sicuramente piacevole e molto utile. Davide, il tiro a volo è uno sport molto appagante, indiscutibilmente. C'è una grande soddisfazione nel vedere questi piattelli che vanno in polvere, c'è una grande soddisfazione nell'andare in pedana, nello sparare insieme a altre persone anche. Tu sicuramente sei arrivato a questo sport in qualche modo, perché tutti accedono alla pedana perché hanno alla base del proprio passato qualcosa che li ha spinti a fare questa cosa. Raccontami come hai iniziato. Sì, io vengo da un'altra disciplina che è un pochino differente dal tiro a volo. Mi sono avvicinato perché diciamo, mi ha incuriosito guardando tiratori di varie specialità. Io ne ho scelta una molto particolare perché per me era quella che esprimeva più emozioni, più mi dava più soddisfazioni nel colpire i piattelli. E, da un giorno dopo l'altro, allenamento, mi sono un pochino concentrato su questo sport, diciamo, molto specifico.
E da lì è scattata una serie di emozioni che mi ha portato ad oggi a fare... Beh, tu sei stato deviato, diciamo, su una branca del tiro che è un po' lo stato dell'arte, che è quello del tiro d'esibizione, in cui si fanno delle cose veramente molto difficili, in cui si fanno delle cose che non tutti sono capaci di fare, dove sono necessari dei grandissimi riflessi, della grandissima capacità, e si devono colpire dei bersagli in sequenza, tanti bersagli che nessun'altra disciplina tiravolistica prevede questa cosa. Certo. Ma è così difficile fare questa cosa? Un pochino è difficile, però come tutte le cose, se vanno prese nel verso giusto, con una serie di allenamenti e, diciamo, farsi dei programmi personali, si riesce ad arrivare a buoni risultati. Bene, sul tiro abbiamo soltanto un bersaglio, due al massimo da colpire, quindi è molto più semplificata la cosa. E quindi speriamo che tutti i nostri amici che ci seguono siano un po' più tranquilli, non hanno 10 bersagli da rompere in una volta sola. Gianluca, direi che possiamo illustrare ai nostri amici quale attrezzatura bisogna procurarsi per questo sport. Certo, molto volentieri. L'attrezzatura è abbastanza semplice ed è abbastanza intuitiva. È uno sport che si fa con un fucile specifico da tiro, quindi occorre un sovrapposto da tiro che ti aiuta moltissimo per tanti motivi, non ultimo anche la sicurezza in pedana. Abbiamo gli occhiali e le cuffie, che sono gli organi di protezione. Gli occhiali proteggono gli occhi da eventuali particole che possono liberarsi allo sparo e con delle buone lenti aiutano anche a migliorare la percezione cromatica del bersaglio, quindi tu lo vedi meglio ed è più facile sparare. Le cuffie chiaramente servono per la protezione acustica, perché si spara e quindi è necessario avere una copertura delle orecchie tali che non si creano dei danni acustici. E poi dopo abbiamo una borsa che serve solitamente per poter portare il tutto in pedana, un cappellino che ci può servire nelle giornate di sole per avere l'ombra nel momento in cui magari il sole può dare un riverbero o può dare un riflesso che dà fastidio. Ecco, direi che queste sono le cose fondamentali. Poi alla fine chiaramente ci sono le cartucce che sono, diciamo, un pochino il punto focale di tutta la cosa del tiro a volo. Sì, la cartuccia è il mezzo di rottura del piattello e a me e a tutti i tiratori aiuta in particolar modo, e noi in particolar modo dobbiamo capire quale cartuccia è adatta per compiere quell'azione. Certo, la cartuccia è indiscutibilmente il mezzo con cui viene raggiunto e rotto il bersaglio, tu questo lo sai fin troppo bene. La cartuccia da tiro rappresenta una branca molto specifica, molto specializzata della cartuccia. Diciamo che oggi è una cartuccia che si distingue per la grammatura, perché per il tiro abbiamo delle grammature che sono 24-28 grammi e quindi già questo crea un capitolo a sé stante nell'ambito delle munizioni in genere. Sono cartucce discretamente veloci, almeno le nostre che si utilizzano in Europa. Sono cartucce che si cerca di rendere il più morbide possibile per non disturbare il tiratore con il rinculo. Queste sono, diciamo, le doti fondamentali. Al di là di questo abbiamo dentro al mondo enorme, vastissimo delle cartucce, dei livelli anche di prestigio di queste cartucce. Abbiamo delle cartucce di medio livello, di alto livello e di altissimo livello. Qual è la differenza che porta a fare una scelta piuttosto che un'altra? È proprio il fatto che ci sono dei tiratori che iniziano a sparare, chiaramente non hanno ancora dei traguardi ambiti altissimi, e che possono trarre un grande vantaggio da cartucce di medio livello che sono perfette, vanno benissimo per iniziare questa attività anche risparmiando qualche cosa, e man mano che vanno avanti con la loro passione, con i loro traguardi, si spostano su delle cartucce di livello migliore. Le cartucce di livello migliore che cosa hanno in particolare? Utilizzano dei componenti più pregiati, pallini più pregiati, spesso sono nichelati, delle borre molto pregiate, spesso sono pretagliate, danno delle rosate molto costanti, molto uniformi, hanno un potere fratturativo molto molto alto. Quindi queste cartucce, diciamo che più si va verso l'alto della gamma e più assicurano al tiratore un risultato di primo livello. Ecco, tu le conosci sicuramente, hai provato alcune delle nostre cartucce, la National, la Flash sono le nostre punte di diamante. Che cosa ci puoi dire, le tue sensazioni di queste cartucce? Le mie sensazioni sono la morbidezza e la rottura del piattello, che mi permette ad ogni distanza di avere una rottura omogenea e per dare anche spettacolarità con la cosiddetta fumata. Però come vado a svolgere degli allenamenti io, mi alleno molto con cartucce magari in allenamento di buon livello, e per fare degli esercizi più specifici vado, certo, su una cartuccia. Certo, quello che dicevamo, certo. Quindi tu hai notato nelle cartucce di ottimo livello, come appunto la nuova National, come la Flash, una ottima rottura e soprattutto un rinculo un pochino più morbido. Molto importante, perché permette di avere una grande concentrazione fino in fondo alla gara
e di non disturbare, creando rinculo e soprattutto rilevamento nell'arma per un aggancio del bersaglio sbagliato di prima canna molto più rapido ed efficace. Grazie ancora Gianluca, ma vogliamo spiegare ai nostri amici un altro componente molto importante di questo sport di cui parliamo, il fucile? Questo sport che chiaramente si effettua con l'uso di un'arma e è uno sport per questo motivo leggermente diverso da tutti quanti gli altri. Per poter entrare in possesso di un'arma e quindi praticare il tiro a volo è necessario munirsi di un titolo. Il titolo più facile e più diffuso è il porto d'armi ad uso sportivo. È un titolo che si acquisisce facendo domanda alla propria questura, al proprio commissariato, al proprio comando carabinieri. Si fa una breve prova di tiro in un poligono e si acquisisce questo titolo che ti consente di andare in armeria e comprare il fucile. Una volta preso il fucile e avvicinatosi al campo di tiro, prima ancora di iniziare a sparare, è molto importante essere a conoscenza e rispettare rigorosamente quelle che sono le norme di sicurezza. Abbiamo un'arma da fuoco, quindi uno strumento pericoloso. Non diventa più tanto pericoloso se noi le utilizziamo con la massima prudenza e il massimo rigore. Quali sono le norme molto molto semplici e molto ristrette per fare queste cose? L'arma si carica solo nel momento in cui si sta per sparare, si punta sempre comunque in direzioni di sicurezza e nei passaggi tra le varie pedane deve essere assolutamente scarico ed aperto. Il fucile scarico e aperto non può sparare. Se ci si abitua in questo modo e si acquisisce come riflesso condizionato quello di trattare l'arma sempre in questo modo, il pericolo scompare e diventa una passeggiata poter praticare lo sport di tiro a volo. Tu Davide spari molto spesso, tu lo fai da solo spesso perché nei tuoi tiri di esibizione tu sei da solo, ma anche tu rispetti chiaramente delle regole molto rigide. Il fucile immagino che tu lo caricherai solo nel momento in cui devi sparare. Solo esclusivamente nel momento dello sparo, anche se sono da solo in un ambiente in totale sicurezza. Ma la sicurezza totale, come dicevi tu, l'arma deve essere sempre scarica e caricata al momento dello sparo. Questo fa sì di svolgere questa attività in tutta naturalezza e sicurezza per noi e per gli altri. Gianluca, ora che abbiamo parlato di sicurezza, direi che possiamo dare qualche indicazione per come comportarci in pedana. Certo, in pedana diciamo che avviene quello che è il tiro, che alla fine è l'apice di tutto questo sport. Quindi noi arriviamo in pedana e, come tu sai, anzi ti invito a raccontarlo tu ai nostri amici, ci si appresta a sparare. Tu cosa fai quando arrivi sulla tua pedana? Sì, io innanzitutto aspetto il mio turno. Siamo di solito in 6 quando siamo in pedana. Aspetto che il tiratore alla mia sinistra sbossoli, scarichi l'arma. Mi presto ad entrare nella mia pedana, posizionarmi, concentrarmi sul piattello uscente, mi concentro su quell'attimo e aspetto il piattello per colpirlo. Questi sono i miei movimenti che faccio in pedana. Invece tu hai Gianluca? Ma guarda, direi che non differiscono molto sicuramente dai tuoi. Allora, la cosa fondamentale in pedana è quella di seguire un certo galateo, perché non siamo soli, come hai detto giustamente tu, si è in 6, e quindi si deve sparare cercando di non disturbare gli altri. Abbiamo detto che è uno sport che si basa moltissimo sulla concentrazione. Per poter far mantenere la concentrazione a noi e agli altri, bisogna rendere molto fluido il passaggio in pedana. Io arrivo, aspetto il mio turno, chiaramente, perché sparano in sequenza i 6 tiratori. Quando il tiratore alla mia sinistra ha sparato e sbossolato, tocca a me. Quindi a questo punto io mi oriento verso la fossa, mi metto con i piedi in posizioni tali da poter avvantaggiarmi sul tiro, quindi chiudo il fucile, miro sul testimone, se so che c'è un piattello molto basso posso abbassarmi, se c'è un piattello molto alto mi alzo leggermente, mi concentro un attimo e chiamo. Nel momento in cui chiami tu acquisisci il piattello come una scia arancione. Lo segui, lo sopravanzi con le canne, tiri il grilletto e il piattello va in polvere. A questo punto tu, senza perdere tempo, apri il fucile, la cosa è fondamentale, sbossoli, t'appoggi e stai fermo aspettando che abbia sparato il tiratore alla tua destra. Questa è la sequenza regolare che si deve fare in pedana. Voglio consigliare ai nostri amici neofiti che si vogliono approcciare a questo mondo, magari di andare veramente sul campo dal vivo e guardare innanzitutto i movimenti che sono dei tiratori più esperti e magari affiancarsi a loro
per chiedere qualche consiglio per fare i primi passi su questo sport? Certamente, è molto importante, soprattutto all'inizio, per evitare di fare degli errori, chiedere a un istruttore o a un tiratore molto esperto che ti segua proprio stando appresso a te nella prima pedana per evitare di fare delle cose sbagliate. È sicuramente una cosa molto importante, condivido assolutamente con te questo aspetto. A questo punto vorrei dire due parole su quello che riguarda la preparazione fisica di chi decide di andare in pedana per sparare qualche fucilata. È molto importante anche per il neofita arrivarci nel migliore dei modi. Quindi ti chiedevo che cosa ci consigli di fare. Sì, ma per i primi approcci, ecco, un futuro tiratore bisogna che si vada a immergere, chiamiamolo così, in un ramo alimentare e fisico basato su una preparazione. Questo far sì che poi un giorno, quando diventerà un tiratore professionista, si trova già pronto. Ma per i primi approcci, ecco, io lo concentrerei più su non prendere traumi sul rinculo. E Gianluca, io chiederei proprio a te questo aspetto, che è molto fondamentale. Sì, è un aspetto molto importante, perché soprattutto chi non ha una grande esperienza in questo tipo di sport teme un pochino, si spaventa un pochino al pensiero del rinculo e del rilevamento del fucile, che è del resto un effetto inevitabile dal momento in cui si spara. Adesso con le gramature basse l'abbiamo ridotto moltissimo, ma come tu sai c'è questo problema. Ecco, un aiuto che le cartucce Baschieri possono dare, molto importante per quanto riguarda la problematica del rinculo e dell'urto alla spalla, è quello del bossolo Gordon, che è un bossolo particolare che ha un ammortizzatore in più all'interno della propria struttura che affievolisce molto l'urto e soprattutto il rilevamento, quindi il fucile rincula con meno energia e si alza di meno, e soprattutto nelle pedane lunghe dove si spara a 50 piattelli, anche solo a 25 ma anche a 50, si arriva a metà pedana molto molto più rilassati e molto meno preoccupati di quello che è questo aspetto. Io credo che questo sia uno degli aspetti più d'aiuto per quanto riguarda la problematica che tu mai porto. Sì Gianluca, io infatti ho scelto anch'io di sparare con BFP proprio per questo motivo, di avere il piacere di avere una ripetizione di colpi nel massimo del comfort sulla spalla, perché come molti sapranno la mia disciplina richiede molti colpi in giornalieri e questo va a far sì che la mia spalla ha diversi traumi, ma proprio per i neofiti che vanno, come abbiamo detto fino adesso, vanno a intraprendere questo percorso, gli consiglio di avere una cartuccia morbida all'inizio per avere un piacere e non un dispiacere sul nostro fisico. Sicuramente è una chiave di volta importantissima, e quindi una cartuccia che ti aiuti con meno rinculo e meno rilevamento è sicuramente fondamentale. Bene Gianluca, concludendo questa chiacchierata possiamo dare qualche consiglio ai nostri amici neofiti, perché un giorno vorranno arrivare a cimentarsi in qualche gara. Certo, il tiratore neofita quando ha la stoffa e quando ha la pazienza di andare avanti sicuramente migliora. Nel momento in cui migliora, indiscutibilmente inizia ad affrontare con una maggior competitività tutte le sue gare, tutte le sue competizioni. Ecco, a questo punto subentrano delle necessità che il neofita non aveva e che invece il tiratore medio, medio-alto e alto cominciano ad avere. Tu questo lo sai perfettamente. In pedana per dare un ottimo risultato bisogna disporre di una grandissima concentrazione, di una grandissima resistenza fisica e capacità di arrivare immutati come concentrazione e resistenza fino alla fine della gara. Pensiamo che ci sono delle gare che arrivano a 50 ma anche a 200 piattelli. Ecco, quindi diciamo che è molto importante per poter arrivare a questa prestazione nel migliore dei modi seguire un'attività fisica, probabilmente anche, mi puoi aiutare tu, anche una dieta, una cultura anche dell'alimentazione che ti aiuti in un modo particolare ad arrivare ad avere dei vantaggi. Tu come ti regoli per queste cose? Sì, io seguo un'alimentazione molto ferrea, preparata da un professionista, faccio una preparazione allo stesso seguita da un personal trainer che mi permettono, condividendo delle cose, siamo arrivati a stabilire e programmare una preparazione fisica elementare per arrivare a un fine ben preciso. È molto importante la forma fisica, perché ti consente di rimanere con forza e con concentrazione fino alla fine. Diciamo che c'è un altro punto molto importante che ci tenevo a sottolineare in questa nostra chiacchierata.
Tu prima hai fatto un accenno al discorso del bossolo Gordon, che ti dà un vantaggio notevolissimo per quanto riguarda la prestazione nell'affrontare le serie di tanti bersagli. Questo chiaramente avviene perché tu hai una minore sollecitazione sulla spalla e hai dei tempi molto minori di riallineamento per agganciare i bersagli successivi a quello che hai rotto. Ecco, diciamo che al di là del vantaggio molto molto forte che ti dà sul rinculo e sul rilevamento, il Gordon ti dà anche un vantaggio molto importante nella balistica terminale. Riducendo la sfaccettatura, la deformazione dei pallini, noi abbiamo dei pallini che rimangono più uniti, quindi delle rosate più compatte, e abbiamo un potere fratturativo molto migliore sulle lunghe distanze. Penso che anche tu te ne renderai conto sicuramente quando spari dei bersagli lontani. Certo, certo. Io, come appena detto, vado a colpire dei piattelli brevi, medi e lunghe distanze. Questo mi fa sì di avere lo stesso risultato in queste distanze, grazie anche a una cartuccia studiata in minimi dettagli, dal bossolo Gordon, il borraggio, mi permettono di avere risultati notevoli. Eh beh certo, del resto la Flash, ad esempio, che tu so che ami moltissimo questa cartuccia, è una cartuccia che dispone del bossolo Gordon, che è sicuramente fondamentale, una bora pertagliata che dà delle rosate eccezionali e un piombo particolarmente selezionato che, come hai detto tu, ti aiuta moltissimo nei tiri più difficili che vai ad affrontare. Gianluca, vuoi dare un consiglio ai nostri amici tiratori per come affrontare magari dalle prime gare a quelle future sulla scelta delle cartucce? Ma guarda Davide, direi che è una cosa abbastanza semplice. La cartuccia, come tutti sanno, si imposta su dei livelli diversi. Livelli che sono sia balistici che di qualità dei componenti. La balistica deriva da questi aspetti. Ecco, per un principiante, un neofite che inizia a sparare, una cartuccia come la Competition One va benissimo. È una cartuccia che dà dei risultati già ottimi. Io ho fatto dei 25 con questa cartuccia, quindi non ci sono problemi assolutamente, anche per chi comunque volesse sparare già con degli ambiziosi traguardi in vista. Sicuramente nel momento in cui ci si pone come scopo quello di ottenere dei risultati migliori, è chiaro che si deve crescere con il livello delle munizioni, con la balistica delle munizioni. Passando ad esempio dalla Competition One, la nostra National, nuovissima National, o addirittura la Flash, che rappresenta un pochino il punto più alto della produzione, abbiamo sicuramente una balistica portata in vetta alla classifica con rosate eccezionali, rinculo ridotto, facilità di ingaggio del piattello perché rimani molto più allineato con il fucile, e quindi io direi che, facendo un passaggio dalla Competition One alle due cartucce di punta che sono la National e la Flash, si possono affrontare sicuramente tutte le gare anche più impegnative senza avere assolutamente il dubbio di utilizzare un mezzo che abbia qualche difetto o abbia qualche limite. Io credo che si possa gareggiare a livello olimpionico utilizzando queste munizioni. Grazie ancora Gianluca, sei stato chiarissimo come sempre. E spero che i nostri amici neofiti si avvicineranno al più presto al mondo del tiro. Ma guarda, io credo che quello che si poteva dire a chi si avvicina alla pedana, un po' io e un po' tu l'abbiamo detto, abbiamo dato tutti i consigli che potevamo dare. A questo punto non ci resta di sperare di vederne qualcuno in pedana, di vedere magari sparare bene, perché questo poi alla fine è lo scopo di quello che è questa attività, e speriamo di incontrarne qualcuno che ci ringrazi per questi consigli che gli abbiamo dato.